Ciao a tutti e benvenuti a Socialmente, il nuovo spazio dedicato alla psicologia qui su Rieti Life TV. Io sono Michela, psicologa, e oggi inizia questo nostro nuovo viaggio. Vi voglio parlare proprio oggi dell'errore fondamentale di attribuzione. Che cos'è? Quando noi ci troviamo a dover interpretare il comportamento delle altre persone e il nostro, tendiamo sempre o quasi a attribuire le cause di questo comportamento esclusivamente ai tratti di personalità, tralasciando il potere dell'influenza sociale, quindi tralasciando i fattori ambientali, e per fattori ambientali si intende relazioni, altre persone, contesti, situazioni, eventi. È un errore perché tutti i comportamenti nostri e quelli degli altri vengono influenzati secondo un rapporto di causa-effetto tra fattori personali e fattori ambientali. Quindi capite bene che mettere da parte i fattori ambientali è un errore ai fini della comprensione delle cause e delle motivazioni. Però perché cadiamo in questo errore fondamentale di attribuzione? Per tanti motivi, intanto ve ne cito due. Il primo è che tendiamo noi esseri umani a trovare delle scorciatoie mentali per arrivare prima a una soluzione, per comprendere prima un fatto. Cioè, se io sto parlando con una persona e reputo che quella persona abbia assunto un comportamento per me negativo, allora ne deduco che quella persona è una persona negativa. Se si è comportata così male, vuol dire che è una brutta persona. Quindi proprio evito di prendere in considerazione altre variabili e mi concentro solo sulla sua personalità, e così arrivo subito al giudizio. Secondo motivo per cui cadiamo in questo errore è che tendiamo sempre a salvaguardare l'immagine positiva che abbiamo di noi stessi. Quindi, se io penso che quella persona si è comportata in quel modo brutto perché è una brutta persona, automaticamente io non mi comporterò mai in quel modo brutto perché sono una bella persona, e così le persone non avranno un giudizio negativo di me. Bene, questi sono alcuni dei motivi per cui cadiamo in questo errore. E perché è importante capire questi meccanismi psicologici? Perché magari la prossima volta che ci troviamo a voler giudicare una persona, magari ci si accende una lampadina nel nostro cervello che ci dice: alta, aspetta, giudicala, sì, va bene, perché è normale giudicare, ma non farlo in maniera affrettata. Cerca di pensare che esistono tanti motivi e tante variabili per cui quella persona si è comportata in quel modo. Quindi, allo stesso modo, se noi abbiamo un familiare, un amico, o se anche noi stessi ci sentiamo in un determinato modo, ad esempio stanchi, non è perché non abbiamo voglia di fare niente o perché siamo pessimisti o siamo di natura tristi, ma probabilmente ci sentiamo in quel modo perché è successo qualcosa che ha facilitato l'insorgenza di quello stato d'animo. Ecco, in questo caso è opportuno chiedere un supporto a psicologi e psicoterapeuti quando non riusciamo a capire perché ci sentiamo in un certo modo. Bene, io per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Rieti Life TV, con Socialmente. A presto!